mi chiamo Paolo Della Sala, ho 54 anni, questa è la bici che mi sono regalato per i miei 50 anni, è una bici che è stata selezionata con grande accuratezza, è il telaio in acciaio, la componentistica è stata scelta tra le migliori marche perché era il regalo per i miei 50 anni e con lei ho affrontato le ultime randonnée più importanti che ho fatto, cioè la Parigi-Brest-Parigi l'anno scorso, la 600 km Tour de Mont Blanc quest'anno, alcune altre 600 e adesso cercherò di affrontare la 1001 miglia sperando che questo che è un po' il mio cavallo, con il quale misuro la mia libertà, mi dia affidamento sufficiente per finirla. Allora, una bici da randonneur è sostanzialmente simile a una bici da corsa, ma ha alcune differenze che è opportuno vengano evidenziate. Per esempio le ruote, i raggi, la raggiatura delle ruote è opportuno che sia vecchio stile, quindi a 32 o a 36 raggi, i miei sono 32, perché è vero che le ruote moderne, diciamo tra virgolette, sono più fluenti e anche più leggere, ma è anche vero che se su questi chilometraggi in autonomia ti si rompe un raggio e con questi raggi puoi aggiustartelo da solo, con gli altri è molto più complicato. Un'altra particolarità delle bici da randonneur è il portabagagli, che ovviamente deve essere il più leggero possibile. Poi ciascuno si sbizzarrisce nell'utilizzo di una borsettina con cui portarsi le cose essenziali. Le cose essenziali sono tendenzialmente i ferri del mestiere, perché bisogna cambiarsi eventuali pezzi di ricambio autonomamente, e poi per esempio io ho scelto di portarmi qualcosa se mi fermo a dormire per cambiarmi e qualcosa per lavarmi, perché come ho letto una volta in un sito, se uno si abbruttisce poi finisce col non divertirsi più nemmeno. Per il resto poco altro, naturalmente servono le luci, c'è chi privilegia il sistema come il mio, cioè un sistema a pile, e c'è invece chi privilegia un sistema di illuminazione con il mozzo a dinamo. È una questione di preferenza. Chi porta le pile sconta il peso delle pile, chi porta il mozzo dinamo sconta il fatto che il mozzo dinamo consuma anche quando è spento, e quindi su percorsi molto lunghi, si era stato fatto il calcolo, per esempio sui 1200 km della Parigi-Brest-Parigi, sono circa 70 km di consumo, diciamo, di energia. L'altra cosa, ovviamente, secondo il vecchio detto borraccia asciutta la vedo brutta, portarsi due borracce, soprattutto d'estate, di capacità abbastanza ampie. E qualcosa da mangiare. Io più che pappette porto il grana, frutta secca e solo qualche barretta.